Al centro del dibattito della politica nazionale c'è il tema del salario minimo. Ma cosa si intende? Ci si deve focalizzare sulla paga più bassa che per legge può essere conferita ai lavoratori. Il salario minimo può essere istituito in relazione all'ora, al giorno, alla settimana e all'anno. In Italia non è attualmente previsto, anche se un fondamento costituzionale di una legge sul salario minimo può essere ritrovato nell'articolo 36 che sanzisce il diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata. Il salario minimo è innanzitutto affrontare il tema del lavoro povero nel nostro paese, che è un tema che coinvolge più di 3 milioni di lavoratori, e ricostruire, come dire, una base sotto la quale non si può andare, che quindi permette anche di immaginare degli sviluppi positivi delle retribuzioni. È un elemento per rafforzare la contrattazione collettiva, è un elemento per dare certezza ai tanti lavoratori e lavoratrici che si trovano in lavori, in attività, nuove attività che sono un po' terra di nessuno, che non hanno contratti di riferimento e che troppo spesso poi danno origine a fenomeni di sfruttamento. Spesso però si lega erroneamente la questione del reddito di cittadinanza al salario minimo. Infatti il primo, senza il secondo, rischia di disincentivare la ricerca attiva di un lavoro. Tuttavia si tratta di due cose ben distinte. Infatti il reddito di cittadinanza è una forma di assistenza che consiste nell'erogazione di una cifra attribuita indistintamente a lavoratori e a disoccupati. Al contrario, il salario minimo è rivolto solamente ai lavoratori e punta a tutelare coloro che, nonostante abbiano un'occupazione, si trovano vicini alla soglia di povertà.